Nel 1833 viene aperto il sepolcro di Raffaello al Pantheon. Al Pantheon Raffaello era stato sepolto già nel 600 e ancora nel corso del 700. Gli artisti che si recavano a Roma negli anni della formazione, negli anni dello studio e poi che si recavano a Roma nei viaggi di studio ulteriori, avevano l'abitudine di recarsi al sepolcro di Raffaello al Pantheon per omaggiare il grande artista. Si decide di aprire il sepolcro alla presenza della comunità artistica romana, in particolare del principe dell'Accademia di San Luca, Vincenzo Camuccini, al quale viene chiesto di realizzare un disegno del sepolcro al momento dell'apertura. La litografia esposta in mostra è tratta da quel disegno di Vincenzo Camuccini ed è una delle immagini che fa il giro dell'Europa per raccontare questo particolare momento. Dunque, dal disegno di Camuccini realizzato sul posto viene tratta una litografia che poi, anche per i costi contenuti, può circolare per le accademie e per le corti europee e diffondere l'immagine del ritrovamento.